Proseguendo le nostre passeggiate archeologiche nel centro di Ancona, possiamo incontrare l'area archeologica del porto romano presso il lungomare Vanvitelli. Ci troviamo quindi nella diacenza del porto attuale, in un luogo di passaggio e di cerniera fra il porto e il colle Guasco, dove si trovava il nucleo della città greca e romana. Gli scavi hanno portato in luce fra 2000 e 2001 una serie di magazzini relativi alla fase augustea e traianea e anche tardo imperiale del porto romano di Ancona, ma anche una serie di strutture precedenti che abbiamo visto nella foto, relative alle mura ellenistiche della città, quindi fra III e II secolo a.C. Il corpo principale è costituito dai magazzini della fase primo e medio imperiale in laterizi a due piani, con ehm, una struttura a volta che doveva essere sicuramente utilizzata non solo per il ricovero delle navi, ma per so soprattutto per lo stoccaggio delle merci. Una serie poi di corpi successivi sono ehm, aggiunti in fase molto tarda, probabilmente anche bizantina. Oggi queste strutture sono in corso di restauro ed è anche in corso di realizzazione una nuova copertura, una tettoia che è stata progettata dalla Soprintendenza e speriamo presto di poter porre in opera per rendere fruibile a tutti quest'area.